focalizza sui biomarcatori nei pazienti con trauma cranico. Noi ci presupponiamo di cambiare l'attuale pratica clinica in soggetti con trauma cranico. Infatti non tutti sanno che questa è una patologia molto grave che colpisce, che è la principale causa di morte e disabilità in bambini e giovani adulti. Purtroppo, noi studiamo i biomarcatori, che cosa sono? Sono quelli che delle molecole normalmente presenti a livello del corpo umano, ma segregate a livello cellulare, che in seguito al danno possono essere rilasciati in ulteriori comparti. Quello ad esempio il sangue, dove noi andiamo a ricercare in modo da poter valutare sia il danno presente che la patologia, che la severità di patologia. Oltre alla possibilità di diagnosi, una diagnosi più economica, più affidabile e più veloce, la possibilità di questi marcatori è enorme, ci sono numerose potenzialità. A livello anche di assessment del rischio per poter valutare soggetti che possono maggiormente beneficiare delle terapie, quindi con un improvement nei trials clinici. Tenete in mente che negli ultimi 30 anni non sono state trovate, non sono state approvate delle terapie per questa patologia e le case farmaceutiche che dovrebbero focalizzarsi su questo tipo di malattia non lo fanno perché non hanno un adeguato gold standard per poter valutare l'efficacia delle terapie nei trials clinici.